Signora Guidi, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al prefetto Emilio Dario Sensi, consegna l'onorificenza il presidente della provincia di Terni, signor Giampiero Lattanzi, artigiano, legale rappresentante della CIMET SNC con sede in Alpiano. L'azienda, operante nel settore della costruzione di serramenti in alluminio e di infissi PVC, vanta un impianto di produzione tra i più tecnologici del centro Italia. Nel 2004 ha ricevuto il diploma di medaglia d'oro dalla Camera di Commercio di Terni come premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico. Il Circolo Culturale Giovanile Lido di Alviano lo ha premiato come cittadino dell'anno 2012 per il costante impegno e la serietà che lo contraddistinguono nell'ambito lavorativo e per aver creato nuovi posti di lavoro per i giovani di Alviano. Per Mirko Giustiniani, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al prefetto consegnano l'onorificenza il sindaco di Fabbro, dottor Diego Masella, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Terni, colonnello Davide Milano. Si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel 1985. Dopo aver prestato servizio in Sardegna per oltre 15 anni, dal 2003 è comandante della stazione Carabinieri di Fabbro. Nel corso della sua carriera ha svolto complesse e pericolose attività di indagine che hanno portato all'arresto di numerosi soggetti, autori di reati contro la persona e il patrimonio, riservando altresì grande sensibilità e attenzione alle problematiche sociali. Maurizio Malatesta, ispettore antincendi dei Vigili del Fuoco in congedo. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al prefetto consegnano l'onorificenza il vice sindaco di Terni, dottoressa Benedetta Salvati, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, ingegner Giancarlo Coglietta. Ha prestato servizio presso il comando dei Vigili del Fuoco di Siena e dal 1985 al 1 dicembre 2018 presso il comando provinciale di Terni, ove si è contraddistinto per professionalità e competenza. Nel corso della sua carriera ha preso parte ad innumerevoli missioni in occasione di calamità, quali l'emergenza idrica in Campania nel 1996, l'evento sismico Umbria-Marche del settembre 1997, l'alluvione del Piemonte nel 2000, il terremoto dell'Aquila nell'aprile 2009 e l'emergenza sismica che ha colpito le regioni del centro Italia nell'agosto 2016. Massimo Mastropietro, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al prefetto consegnano l'onorificenza il sindaco di Giove, signor Marco Morresi, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Terni, colonnello Davide Milano. Si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel 1983, ha prestato servizio presso il centro ippico dei Carabinieri, il reggimento a cavallo reparto comando, il nucleo Carabinieri SEDAF di Livorno, la stazione Carabinieri di Magliano Sabina e dal 2004 la stazione Carabinieri di Giove. Si è sempre contraddistinto per capacità, preparazione ed equilibrio. In occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si è distinto per professionalità, umanità e vicinanza alla popolazione e alle istituzioni, in particolare nel periodo in cui il comune di Giove è stato decretato zona rossa. Michelangelo Onigi, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al prefetto consegnano l'onorificenza il presidente della provincia di Terni, signor Giampiero Lattanzi, e il questore di Terni, dottor Bruno Failla. Ritira il diploma la figlia, signora Beatrice Onigi. Alla giovane età di 19 anni è partito come soldato semplice per il fronte greco nella fanteria dell'esercito italiano. È stato fatto prigioniero dall'esercito tedesco e dopo numerosi spostamenti in vari campi di prigionia è stato deportato in Germania. Sopravvissuto alla deportazione è tornato in Italia ed ha coronato il suo sogno di servire il paese con l'uniforme della Polizia di Stato, allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
Dopo aver prestato servizio al confine con l'Austria ed in altre sedi sul territorio nazionale, è stato assegnato al commissariato PS di Orvieto, ove ha prestato servizio fino al 1979, quando è stato collocato a riposo. Nel 2014 il Presidente della Repubblica gli ha conferito la medaglia d'onore per essere stato deportato dal 1 settembre 1943 al 1 aprile 1945. Vice Questore Dottor Luca Sarpoli, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al Prefetto consegno l'onorificenza al Questore di Terni Dottor Bruno Failla. È entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1989. Ha prestato servizio presso le questure di Venezia, Terni, Siena, Perugia e Arezzo. Dall'8 maggio 2019 è vicario del Questore di Terni. Nel corso della sua brillante carriera ha svolto con abnegazione la propria attività lavorativa, manifestando notevole e costante impegno nella tutela dei cittadini e nella garanzia dei valori costituzionali. Di fondamentale importanza l'attività di supporto, assistenza e vicinanza alla collettività prestata in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In tale occasione ha contribuito alla predisposizione di un modello organizzativo di prevenzione sanitaria attuato nelle strutture della Polizia di Stato della provincia ed ha svolto una fondamentale funzione di supporto alle strutture ospedaliere sanitarie per le quali ha rappresentato un costante e puntuale punto di riferimento. Di particolare valenza la campagna di sensibilizzazione Uno per Tutti, Tutti per Uno, che ha contribuito significativamente ad indirizzare i comportamenti delle persone. Fernanda Di Foggia, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegna l'onorificenza al prefetto Emilio Dario Sensi. Ha iniziato la sua attività lavorativa nel 1987 come infermiera professionale presso il Policlinico Gemelli di Roma. Come ostetrica e poi come coordinatore capo ostetrica ha lavorato presso il Policlinico Umberto I di Roma e presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Sapienza. Attualmente presta servizio quale ostetrica capo presso il Dipartimento di Scienze Ginecologiche Ostetriche e Scienze Urologiche dell'Università Sapienza in Roma. In possesso delle lauree in pedagogia e in scienze infermieristiche ed ostetriche, oltre che del dottorato di ricerca in filosofia, ha espletato diversi incarichi, quali docente, presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza. Adriano Finistauri, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al prefetto, consegna l'onorificenza il sindaco di Avigliano Umbro, geometra Luciano Conti. Ha svolto l'attività di artigiano metalmeccanico nel settore della carpenteria metallica, avviando nel 1976 una piccola bottega artigiana che nel tempo si è trasformata in una solida realtà produttiva. Nel 1985, insieme al fratello Renzo, ha fondato la Fratelli Finistauri SNC e nel 2000 la Sefin per sviluppare produzioni nuove e di miglior qualità con l'utilizzo di macchinari all'avanguardia. Attualmente presso le predette società prestano la propria attività lavorativa circa 20 dipendenti e le aree produttive si sviluppano per oltre 4.000 metri quadri. Giacomo Guzmano, vigile urbano in congedo, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al prefetto consegna l'onorificenza il sindaco di Castelviscardo, signor Daniele Longaroni. Ha svolto con dedizione e particolare impegno la professione di vigile urbano presso il Corpo della Polizia Municipale di Orvieto dal 1986 al 2020, quando con la qualifica di maresciallo luogotenente è stato collocato a riposo. Impegnato da tempo nel volontariato e nel sociale, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. È stato presidente della sezione di Terni dell'Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana.